Natura, benessere, evasione, romanticismo, sport, ma soprattutto senso di libertà. Il lago Douchy implica tutte queste sfaccettature, suscita intense emozioni, senso di libertà che è essenziale per far posto all'imprevedibile. Così come ci è capitato domenica 4 settembre sulla Promenade du Lac Douchy, dove la vita scorre tranquilla grazie all'estensione del lago, alla larghezza della strada pedonale, al verde dei parchi e alla splendente grandezza dei bei bastimenti. Domenica, appunto, è bastato un breve tragitto dalla stazione dei treni di Losanna, unica stazione metropolitana verticale della Svizzera, la Métro Verticale des Suisses, e ci si è ritrovati in un altro universo, in questo luogo incantato pieno di turisti. Abbiamo visto escursionisti di varie etnie, famiglie e single, mescolati tra gli abitanti locali, che liberamente passeggiavano felici lungo la riva del lago, dove una volta sorgeva un piccolo porto di pesca e dove oggi si affacciano ampie banchine confinate con grandi parchi ben tenuti e imponenti edifici. C'era un vai e vieni continuo, un brulichio di gente infervorata dalla festa. Bambini che correvano e gioivano sulla giostra e ridevano nell'acchiappare le mille bolle blu. Molti visitatori erano seduti al bar, altri giovani oziavano sui muretti, altri ancora stavano sulle panchine a pensare o a chiacchierare apertamente, mentre sia i vecchietti, sia le coppie di innamorati stavano osservando sulla riva opposta le vette delle Alpi Savoia, alte verso il cielo. Ciò che rende popolare Ouchy è l'aria più fresca d'estate e tra l'altro pure le incredibili vedute del lago sono privilegiate e incantevoli per praticare gli sport acquatici come la vela. Coloro che desideravano allungare le gambe noleggiavano un pedalò o una bicicletta. Gli amanti della mobilità hanno trovato il luogo ideale per il loro tempo libero, l'area preferita per praticare il roller skating o lo skateboarding. I curiosi hanno potuto visitare il Castello Ouchy, il Musée de l'Élysée dedicato alla fotografia, il Beau Rivage Hotel Park che ospita il famoso cimitero animale e vedere il Giardino di Rose che raccoglie più di 130 varietà di rose. Ne è valsa la pena per i numerosi turisti di visitare lo splendido Musée Olympique e il Parco Olimpico. Per gli amanti dello sport è una tappa obbligata, ripercorre la storia delle Olimpiadi dalla Grecia ad oggi attraverso canali multimediali moderni e interattivi. Dalla scalinata che parte dal lungo lago fino ad arrivare alla terrazza da cui si gode un panorama mozzafiato, è un susseguirsi di emozioni. Statue che raffigurano varie discipline sportive, attrezzi con cui approcciare i vari sport, dal salto in alto alla pista di 100 metri e moltissimi altri. E alla fine della giornata, il paesaggio eccezionale. Gli eventi tematici e le attività hanno dato modo al turista qui in vacanza di allontanarsi un po' dalla propria vita abitudinaria, regalandogli esperienze uniche e una sensazione di straordinaria libertà. Questa è stata anche per noi una domenica diversa dal solito. Siamo tornati a casa con un grande entusiasmo, rilassati per aver respirato in tale luogo aria di gioia e pace. Sul lago Alemanno c'è sempre un certo sapore di libertà, di semplicità, un certo fascino quando il sole tramonta all'orizzonte. Senza limiti.